Gerusalemme. La festa e la morte si incontrano all'inizio della primavera. Dimmi, Rufo, è questo il loro modo di festeggiare la Pasqua? Direi di sì. Dove li portano adesso? Al Golgota. È il luogo per le esecuzioni capitali. Sono 3 criminali. 2 ladri e un Galileo, un certo Gesù. Un sobillatore, ha detto il sommo sacerdote Caifa, ma qui a Gerusalemme i molti lo seguivano e amavano. Annunciava a tutte le genti un regno che non è di questo mondo. Diceva di voler ridare la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, la giustizia ai poveri. Parole pericolose, Rufo. La libertà è un bene che non si trova neppure a Roma in questo periodo. Avrei voluto conoscerlo meglio. Voglio andare a vederlo morire. Hai detto al Golgota? Sì, al Golgota. Dove la gente butta i rifiuti, Gerusalemme esegue le sue condanne. Ti darò una scorta. Non temere, Rufo, non è necessaria. Voglio andare da solo. Eccoli, stanno arrivando. Eccoli. Uccideranno. Sì, lo stanno portando al Golgota. Dobbiamo correre lì. Ma non possiamo fare nulla contro i soldati romani. Cosa ha fatto? Chi è quell'uomo? Tu. Dico a te, vieni subito qui. Chi? Io? Forza, prendi questa trave. Beh, allora, sei forse sordo? Prendi questa trave. Va avanti, penso io.
State più attenti! Andiamo! Sì. Prima ha salvato gli altri, ora salvi se stesso. Sì, certo. Ma dove sono andati i suoi discepoli? Sono scomparsi tutti. Sono scappati. Lo hanno lasciato solo. Se i soldati del Tempio li prendono, crocifiggono anche loro. Questa è la tunica del Nazareno. Forza, amici, chi tira il numero più alto se la prende. D'accordo. Ecco, così si adempiono le scritture. È scritto: si sono divisi i miei vestiti ed hanno tirato a sorte il mio abito. È da allora sesta che perdono sangue, ma sono ancora vivi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sei tu il Cristo? Non sei tu il Messia? Se sei tu il Cristo, salva te stesso e salva anche noi! Sta zitto. Neanche tu hai il timore di Dio. Il nostro supplizio è giusto a causa di quello che abbiamo fatto. Ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù. Gesù. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, tu oggi sarai con me in paradiso.
Sono stati i tuoi amici del Tempio a fare questo. Figlio mio, che potevo fare? Erano tutti contro. Hanno pagato la gente perché chiedesse a Pilato la crocifissione. Lo aveva detto. Vado da colui che mi ha mandato. Ci aveva detto tutto. E noi non lo avevamo capito. Voglio andare vicino. Voglio sentire il suo respiro. Fermati, donna. Lasciala passare. È sua madre. Ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Forza, dategli un po' d'acqua e aceto. Eli! Lama sabachthani! Ma cosa sta dicendo? Sta chiamando Elia? No, sta pregando. Ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio.
Eli! Eli! Quest'uomo era davvero figlio di Dio. Andiamo via. Io non lo lascerò. No, Giovanni, non lo lascerò mai. La crocifissione era un supplizio e insieme un modo di dare la morte. Forse in origine erano stati i persiani a introdurla. Raramente inflitta in Grecia, era stata invece largamente utilizzata dai cartaginesi e soprattutto dai romani. La crocifissione era la più terribile e crudele pena di morte. Preceduta dalla flagellazione, determinava nella vittima dolori vivissimi, nessuno dei quali però causava direttamente la morte. Ciò lasciava la vittima, momento per momento e per molte ore, spesso giorni, cosciente della lenta distruzione delle proprie risorse vitali, rese sempre più flebili dal dissanguamento determinato dalle ferite dei chiodi, dal procedere delle infezioni e dal moltiplicarsi degli effetti dei traumi iniziali della flagellazione e del supplizio dei chiodi. La crocifissione di Gesù si compie alla maniera romana, senza alcun conforto per il condannato. Ma secondo il costume ebraico, a Gesù viene offerta una bevanda inebriante, composta di vino misto a mirra o fiele. Egli però, gustata la pena, la rifiuta. Dalla croce Gesù vede presso di lui la folla di curiosi che assista alla sua morte e tra di loro individua certamente uno ad uno coloro che lo avevano seguito nella sua missione e che lo amano. E sono lì per rendergli conforto. Dalla croce, man mano che il supplizio lo conduce verso la morte, Gesù pronuncia poche parole. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, vedendo sotto la croce sua madre e vicino a lei il discepolo prediletto, Giovanni, secondo la tradizione, dice alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». E al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese a vivere con sé.
Poi promette il paradiso a uno dei ladroni che gli si era rivolto. Al colmo del supplizio, allora nona, Gesù grida: Eli, Eli, lama sabachthani, che vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Più tardi si lamenta. Ho sete, dice, e gli mettono sulle labbra una spugna imbevuta di aceto. Giunto alla fine, dice: Tutto è compiuto. Padre, metto il mio spirito nelle tue mani. E muore. Allora il velo del tempio si squarcia, la terra trema e il centurione romano ai piedi della croce rimane turbato. Riferiscono gli evangelisti Marco e Matteo che il centurione, visto ciò che era accaduto, glorificò il Dio dicendo: Veramente questi era figlio di Dio. L'evangelista Luca mette in bocca al centurione parole anch'esse di fede: Veramente questi era un uomo giusto. Negli ultimi giorni, prima dei patimenti e della morte, Gesù aveva detto: Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.